Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Preghiamo con le parole di speranza del cantico di Geremia che nella messa di questa mattina viene proposto nella liturgia. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: Che ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani del più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen che la promessa del Signore fatta per bocca di Geremia, cambierò il loro lutto in gioia, si realizzi, si realizzi soprattutto in questo tempo. E oggi, sabato della quinta settimana di Quaresima, vigilia della Domenica delle Palme, in tutte le diocesi di solito si celebra la giornata mondiale della gioventù, che da 35 anni dal 1995 segna la vita della Chiesa. Fu istituita da San Giovanni Paolo II e da allora nell'alternarsi delle giornate diocesane, che appunto si celebrano la Domenica delle Palme o la sua vigilia o nel tempo di Pasqua e nelle giornate mondiali che si sono celebrate nelle capitali di tutto il mondo, i giovani sono interpellati in modo particolare. Io credo che non siano molti i giovani che seguono eh, questo incontro mattutino, ma mi rivolgo a quei pochi che ritengo preziosi perché dedicano l'inizio della loro giornata alla preghiera, all'ascolto e a collegarsi a questo momento diocesano. Ma invito anche genitori, nonni, a far vedere oggi ai giovani questo video. Io credo che non risulti molto appetibile perché ai giovani si dice, ed è giusto, bisogna parlare attraverso l'immagine di una canzone, l'immagine eh, di eh, un'opera d'arte, eh, con un linguaggio nuovo. È tutto vero. Però io vorrei che in questo momento nel quale stiamo sperimentando quanto sia importante l'essenziale, Impariamo anche a fare la differenza fra l'involucro che contiene il dono e il dono stesso. L'involucro, la scatola, la carta, a volte è persino più preziosa del dono che contiene. A noi interessa il contenuto in questo momento, e anche se non è detto con parole appetibili e suadenti, il contenuto è il messaggio di, del Papa di Papa Francesco per questa giornata mondiale della gioventù. Ho ricevuto in questi giorni le riflessioni da parte di alcuni giovani cresimandi, molto giovani in verità, ragazzi di scuola media, quando io parlo di giovani eh, in verità mi riferisco a quelli della scuola superiore, a quelle persone che stanno realizzando già qualcosa nella loro vita fino ai 30 anni. Ecco, questi ragazzi, vi dicevo, mi hanno scritto le loro impressioni eh, sulla preghiera straordinaria che si è tenuta giorni fa a Piazza San Pietro. Sono rimasti tutti impressionati dall'immagine del Papa, dalle sue parole. E io credo che questa essenzialità faccia bene. Il Papa non ha cantato una canzone, il Papa non ha fatto qualcosa di estroso, anzi ha fatto quanto di più rivoluzionario ci possa essere oggi, ha parlato ad una piazza vuota. Un amico qualche giorno fa mi diceva che oggi chi può guidare il mondo è solo chi parla delle piazze vuote, cioè chi non si preoccupa degli applausi. E veniamo al messaggio del Papa per la giornata mondiale della gioventù. Il Papa ci fa scoprire una cosa che forse non ricordiamo più dagli anni del catechismo, che nel Vangelo si parla molte volte dei giovani. Se si pensa agli apostoli, sono quasi tutti giovani, ma c'è un episodio che egli ci propone, nel del Vangelo secondo Luca, al capitolo 7, la risurrezione di un giovane, figlio unico di una madre vedova, la guarigione, la risurrezione del figlio della vedova di Naim. Ecco cosa scrive il Papa. Questo brano ci racconta come Gesù, entrando nella città di Nain, in Galilea, si imbatté in un corteo funebre che accompagna alla sepoltura un giovane figlio unico di una madre vedova. Gesù, colpito dal dolore straziante di questa donna, compie il miracolo di risuscitare suo figlio, ma il miracolo giunge dopo una sequenza di atteggiamenti e di gesti. Vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse, non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Finita la citazione, il Papa dice, fermiamoci a meditare su alcuni di questi gesti e parole del Signore. Vedete, il Papa ci chiede di avventurarci in un testo così antico di duemila anni e di scoprirne tutta la la freschezza e la giovinezza. Anzitutto il Papa sottolinea il fatto che Gesù guarda, ha uno sguardo veloce e ci fa interrogare, fa interrogare adulti, ma voi giovani in questo caso, ma il mio sguardo com'è? Perché dallo sguardo si può capire dove una persona tende. Guardo con occhi attenti oppure come quando sfoglio velocemente le migliaia di foto nel mio cellulare o i profili social. Quante volte oggi ci capita di essere testimoni oculari di tanti eventi senza però mai viverli in diretta. A volte la nostra prima reazione è di riprendere la scena col telefonino, magari tralasciando di guardare negli occhi le persone coinvolte. Ma ricordiamoci, il telefonino è soltanto qualcosa che media il nostro rapporto fra il nostro occhio è la realtà che è davanti a noi. Quello che è importante è il nostro occhio, come guarda. E il Papa guarda e guarda alla realtà dei giovani in una maniera tale che mette in luce la sua verità. Il mondo dei giovani è variegato, ma non possiamo negare, miei cari, che tante volte voi siete l'acquirente migliore del capitalismo, del consumismo, siete i destinatari eh, più appetibili anche di coloro che vogliono vendervi degli slogan, ma questo sminuisce tutta la ricchezza e la bellezza della vostra vita, che ha grandi potenzialità. La potenzialità, ad esempio, che ho incontrato in tanti giovani questi giorni al piano delle fosse a Cerignola, Vedere dei giovani che danno il loro tempo senza troppe paure per fare volontariato, per accogliere delle persone, per portare dei pacchi nelle case dei più bisognosi, con le loro mascherine certamente, con la loro organizzazione. Vedere questo significa vedere dei giovani che ecco, hanno capito che la vita va guardata con obiettività, guardando chi ha bisogno di noi e che la vita va vissuta donando senza troppe paure. Invece il Papa, oltre a queste realtà positive, mette in evidenza situazioni negative, che non voglio che consideriate generalizzate, però ci sono e dobbiamo dircelo. Penso a tante situazioni negative vissute dai vostri coetanei. C'è chi per esempio si gioca tutto nell'oggi, mettendo in pericolo la propria vita con esperienze estreme. Altri giovani invece sono morti perché hanno perso la speranza. Ho sentito da una ragazza, tra i miei amici vedo che si è persa la spinta a mettersi in gioco il coraggio di alzarsi. Purtroppo anche tra i giovani si diffonde la depressione, che in alcuni casi può portare persino alla tentazione di togliersi la vita. Quante situazioni in cui regna l'apatia, in cui ci si perde nell'abisso dell'angoscia e dei rimorsi. Guardate la cosa peggiore che possa capitarci è vivere nell'apatia, a patos, cioè senza una passione, o meglio forse solo con una passione, per i fatti propri. Questo è veramente molto deludente, perché non vi porterà alla felicità. Ma guardate, non porterà alla felicità neppure tutto quello che voi riuscirete ad organizzare. Ma non perché queste parole suonino di maledizione, ma perché la vita si caratterizza per pathos, per interesse, per lo sguardo. Quanti giovani piangono senza che nessuno ascolti il grido della loro anima, intorno a loro tante volte sguardi distratti, indifferenti di chi magari si gode le proprie happy hour tenendosi a distanza. Gli atteggiamenti negativi possono essere provocati anche da fallimenti personali. Può succedere in campo scolastico o con le ambizioni sportive, artistiche. La fine di un sogno può far sentire morti. Ma ci dice il Papa, i fallimenti fanno parte della vita di ogni essere umano. E a volte possono anche rivelarsi una grazia. E il Papa dopo averci invitato a guardare lo sguardo di Gesù, scusate la ripetizione, e a porci la domanda com'è il mio sguardo, poi ci invita a guardare un altro atteggiamento di Gesù. Si avvicina e tocca quel giovane cadavere. E a questo punto il Papa ci dice che anche noi possiamo avvicinarci a tante realtà che ci sembrano morte, decadenti, e toccarle con l'energia della nostra età, della nostra passione, della nostra fede e aiutarle a riviverle. Sì, anche voi giovani potete avvicinarvi alla realtà di dolore e di morte che incontrate potete toccarle e generare vita come Gesù. In tante occasioni voi giovani dimostrate di saper compatire. Basta vedere quanti di voi si donano con generosità quando le circostanze lo richiedono. Non c'è disastro, terremoto, alluvione che non veda schede di giovani volontari rendersi disponibili e dare una mano. Anche la grande mobilitazione di giovani che vogliono difendere il creato da testimonianza della vostra capacità di udire il grido della terra. Cari giovani, non lasciatevi rubare questa sensibilità. E mi fermo qui. Dico semplicemente questo, che anche questa pandemia può rivelarsi per voi un'occasione, l'occasione per capire meglio che i propri progetti vanno misurati con la realtà che non ve ne potete stare tranquillamente chiusi nel vostro guscio, che anche il fallimento di questo sogno in questo momento storico richiede che vi superiate perché dovete mettervi in gioco e soprattutto che impariate a guardare e a compatire, cioè ad avere le, la passione di condividere la vita con gli altri e di uscire dal vostro guscio. Per saper essere persone che sanno dare qualcosa agli altri. Il modo lo deciderete voi. E Gesù dice questa parola a quel giovane: alzati. E il Signore lo dice anche a voi in questo momento: alzati, alzati e prendi tutta la ricchezza della tua vita, del tuo patos, diceva. Papa Giovanni Paolo II, che la ricchezza più grande che hanno i giovani è la loro età, prendi tutte queste realtà e fa sì che diventino vita. Alzati. Quel giovane fu toccato da Gesù e ritornò alla vita. E quando una, un giovane ritorna alla vita, ama la vita, condivide la vita con gli altri, veramente Colora il mondo, dà un presente e un futuro al mondo. Il Papa lo dice spesso: voi non siete il futuro, siete già il presente. Non aspettate di diventare grandi per amare il Signore, per amare la vita, per realizzare qualcosa di bello. Si comincia nella giovane età, altrimenti vi renderete conto che quel tempo di donare non arriverà mai. E voglio concludere la preghiera di oggi non con eh, il testo tradizionale della Madonna di Ripalta, ma con un testo bellissimo di Don Tonino Bello, il Santo Vescovo di Molfetta, la preghiera a Maria, Vergine del mattino, perché nel mattino della vita, cari giovani, la Vergine Santa vi accompagna e vi porti per mano in questa settimana santa, nella quale il vostro sguardo si purifichi, come guardo le cose, le vostre mani sappiano toccare la realtà, come persone non che prendono ma che donano, so, rendermi, so appassionarmi alla realtà e possiate alzarvi, ecco, magari da un torpore nel quale molte volte noi più adulti vi abbiamo costretti. Santa Vergine, Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani e preservaci dalla tentazione di blandirli con la furbizia di sterili parole consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle nell'unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà, la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della terra. Dai alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali, intridi di sogne, le sabbie del nostro realismo, rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami a primavera vale più che piangere sulle foglie che cadono e infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. Per tutti i giovani della diocesi, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 abbiamo il breve momento di saluto e di catechesi con i ragazzi che si stanno preparando alla cresima. Alle 18 sarà trasmesso dal santuario della Madonna di Ripalta il Santo Rosario. E così già con questa preghiera del Rosario ci introdurremo nei primi vespri della Domenica delle Palme. Domani inizia la settimana santa e vogliamo viverla cogliendo lo stesso invito che Papa Francesco rivolge ai giovani, sentendoci dire da Gesù, Alzati per vivere da risorti. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.